stanno là. Stanno là, imbusumate e indutarate, ali d'argento, dita ingiuellate, corone, vestite e sete addamascate e le capille belle bucculiate. Le riaule nere e cucarose. E la tunzella, che non ci fosse schiusa, se ne sta sempre con la bocca chiusa, a farci rimanere zitte e delusa. Suona la banda e se ne vanno l'anno. E poi c'è la turchina, assieme a loro, l'anima vola delle camboasciane. È festa, è primavera. Chiana chiana, a ritorno guaglione puro cuore. E che la fantasia fa le scianne. Un caro saluto a tutti i naviganti del web. È la terza diretta dedicata ai misteri per questo progetto Regionars. E mentre io vi parlo dalla bella cittadina di Vasto, proprio perché stiamo sperimentando questo, le campane suonano e queste campane entrano un po' nel mio cuore, non so se entrano anche nel vostro Facebook, perché mi fanno ricordare i giorni stupendi che precedono i misteri, il grande caos nella città di Campobasso, la grande trepidazione da parte dei gli angeli, dei santi e a volte anche dei diavoli, i portatori che si preparano, l'organizzazione, l'associazione dei misteri in completa fibrillazione. Tutto questo quest'anno non c'è, però ci siamo noi per cercare di farvi vivere a distanza le sensazioni che noi a Campobasso proviamo e che chi ha vissuto almeno per una volta questa tradizione continua a tenere nel cuore i misteri. Allora introduciamo subito in questa nostra diretta, questa terza diretta, l'artista del giorno. In genere si fa il piatto del giorno, si fa il medico del giorno, no scherzo, cioè l'artista del giorno. L'artista del giorno è Valerio Buonicore. Buongiorno Valerio. Buongiorno Elia, buongiorno a tutti. Allora Valerio, tu sei un artista illustratore, presentati brevemente. Sì. Salve, sono Valerio Buonicore, sono un illustratore digitale, devo dire che opero prettamente in digitale e per lo più illustro libri per bambini o per l'editoria in generale e lavoro anche per il cinema d'animazione ultimamente. Sto collaborando con uno studio per una serie televisiva. Bene Valerio, e in questa tua performance cosa ci presenterai oggi? Oggi volevo fare una mia rappresentazione del mistero di San Michele, alla quale sono particolarmente attaccato perché è stato fin da quando ero bambino il mio carro preferito, il mio mistero preferito. Bene, allora ti seguiremo durante questa diretta e alla fine vedremo il prodotto che hai realizzato e che, come al solito, illustrerai a tutti i nostri spettatori, noi li chiamiamo naviganti del web. Allora, è molto bello quello che Valerio farà e anche significativo, perché il senso di Regionarte è proprio l'unire la tecnologia all'arte. E con noi abbiamo il project manager di questa iniziativa così articolata, tra l'altro. Ieri ci diceva Patrizia, buongiorno innanzitutto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ieri ci diceva il tuo collega che appunto è un test, io scherzosamente dicevo è un test tost, perché veramente la regia che ha Grosseto, no? In questo ormai essere cittadini del mondo, essere tutti quanti connessi, speriamo nel senso bello del termine, perché purtroppo la iperconnessione potrebbe anche portarci a uno stress forte. Voi invece come Regione Molise state lavorando su questa linea tosta. Vale, Patrizia. Sì, è così.
È una sperimentazione che è stato un work in progress, l'intervento anche di tantissimi artisti e di tantissimi appassionati ai misteri è stata una sorpresa per noi tutti. Diciamo che veramente giorno dopo giorno abbiamo acquisito contributi, abbiamo potuto dialogare, confrontarci con artisti, con persone bellissime. È stata un'esperienza, è un'esperienza di confronto unico, oserei dire. E io mi voglio proprio riagganciare a quello che diceva Valerio poco fa, della sua arte che è completamente digitale. Region Arts tende proprio a evidenziare come le possibilità offerte dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ci permettono di sperimentare nuove forme d'arte, nuovi mezzi e strumenti che si affiancano, come abbiamo visto in questi giorni, a quelli tradizionali, in un processo di sinergia e di arricchimento e di crescita. E si fondano comunque sulla creatività, sull'esperienza, sulle competenze, sul sacrificio e sulla passione. In questo modo la bellezza continua ad arrivarci. E su questo cambiamento, collegato proprio alla crescita tecnologica, si è espresso anche positivamente il nostro arcivescovo, Monsignor Giancarlo Bregantini, che non poteva assolutamente mancare in questa maratona web dei misteri. Sentite un po' cosa ci dice. Grazie dell'invito che mi avete fatto, grazie di poter esprimere una parola di complimento ma anche di vicinanza a questa esperienza. È vero che la realtà tecnologica è cresciuta e supplisce anche a quello che spesso noi pensiamo già perduto. Non avendo i misteri sembra che tutto sia perduto. Voi con molta intelligenza e acutezza avete creato un canale alternativo. Io mi innesto volentieri in esso e dico grazie, con tre considerazioni. Primo, ormai i misteri sono dentro il tessuto del nostro essere campovassani. Essere privi dei misteri può essere, diremo, orfani. E quindi questo hanno fatto che aumentare la forza morale e spirituale dei misteri stessi. Secondo, ci accorgiamo che non basta l'esperienza religiosa puralissima, quella è l'adorazione e la messa, e la messa la faremo davanti all'ospedale. Però occorre anche un tessuto popolare che pensavamo poco importante, invece diventa necessario. Una necessità ovviamente non di natura dogmatica, ma di natura antropologica. È l'uomo che ha bisogno di toccare il mistero che è Cristo Gesù nell'Eucaristia con dei segni che l'uomo ha chiamato ai tempi di Dedino in poi i misteri, cioè i segni che manifestano il segno. Terzo elemento molto importante, sentire che i misteri sono così grandi che aggregano vari livelli culturale, sociale, religioso, politico, amministrativo, cioè giovanile, teatrale, cioè non sono riservati a qualcosa di elitario, ma diventano popolari. E questo è molto bello, vuol dire che questo segno è talmente grande che raccoglie fino in fondo la valenza dell'uomo, in quanto campovassano, in quanto credente. Tutte queste cose ci dicono grazie, oh Dio, che pur avendoci tolto questa la possibilità della gente esterna dei misteri ci dà la possibilità di collegarsi. Io mi complimento con voi e sono certo che Dio ci aiuterà ad entrare sempre di più. Il messaggio che io vorrei dare alla città è proprio questo: abbiate coraggio, tutto potrà essere superato. Non c'è ostacolo che non può essere vinto. Non c'è paura che non può essere superata, non c'è temporale senza il bel tempo, non c'è notte senza il giorno, non c'è pandemia senza un nuovo stile di vita, un nuovo modo di essere. Questa è la forza
l'Eucaristia che trasforma, questa è l'esperienza dei misteri. Questo è Campobasso. Grazie. E questo invito al coraggio ci porta ancor più ad essere una comunità che insieme, speriamo l'anno prossimo, potrà vivere questa tradizione plurisecolare dei misteri di Campobasso. Ricordiamo, l'unica volta che non sono usciti è stata a causa delle due grandi guerre mondiali. Beh, questa non è stata una guerra, perché Madre Natura non si può combattere, Madre Natura ha un suo incedere e ci siamo trovati con questo virus un po' cattivello che ha colpito purtroppo a volte in maniera drammatica tante famiglie. Ritorniamo invece a questa grande famiglia dei misteri. Abbiamo con noi, e la salutiamo in collegamento da Campobasso, Valeria Profeta, che è una professoressa, ma è soprattutto una amante, io come li sto definendo così, un amante dei misteri, proprio nel senso bello, nel senso di chi ama un qualcosa, lo fa proprio e soprattutto poi cerca di diffonderlo, di divulgarlo, perché non dimentichiamo, la cultura è questo, è una coltivazione che poi porta a fiori, a frutti, e quindi deve essere mostrata, deve essere chiaramente diffusa, altrimenti resta chiusa nella torre d'avorio, che dicevano i nostri letterati, mi permetto, visto che mi trovo dinanzi a una professoressa, resta chiusa e purtroppo non porta frutto. E regionarsi è anche questo, l'utilizzo delle nuove tecnologie ci porta a connettere tante persone e ci porta ad essere tutti protagonisti. Valeria Profeta quest'anno ha pubblicato un libro stupendo che ha avuto una forte eco, perché racconta quello che è accaduto nei 300 anni dalla nascita del Dizinno, quando tutti unanimemente hanno voluto questa manifestazione notturna, non era mai successo. Allora, Valeria, ci racconti brevemente la genesi emozionale, penso, di questo tuo studio, di questo tuo libro, che veramente nasce dal cuore. Sì, grazie Lia, buongiorno agli amici che ci seguono. Qualcosa ovviamente sul libro, il libro è questo, non so se si vede. Il titolo è Ingegni di pensieri, i misteri d'inverno, letto da Noi Annone, ed è un libro interamente dedicato alla sfilata notturna dei misteri il 2 dicembre del 2018, in atmosfera natalizia. E la magia, la bellezza straordinaria, forse irripetibile, di quella edizione dei misteri dipende proprio dalla fusione tra il fascino del Natale, perché Campobasso era addobbata per il Natale, e la processione per le strade del centro cittadino degli ingegni del Dizinno. Veramente una fusione mirabile che ha scatenato emozioni fortissime di queste emozioni ho fatto, come dire, tesoro nel libro che ho pubblicato e presentato a Campobasso l'anno scorso. Ma io sono qui per parlarvi oggi in particolare dell'Assunta. L'Assunta è il decimo mistero del Dizinno e fra tutti è sicuramente uno dei più maestosi, anche dei più sontuosi, potremmo dire, per la ricchezza dell'abbigliamento dei figuranti, per la ricchezza degli ornamenti. Ecco, mostro l'immagine sul libro, spero che si veda. Dicevo, uno dei più imponenti, con la sua altezza di ben 6 metri e con i suoi 495 chili di peso, scaricati in modo equilibrato sulle spalle dei portatori, che veramente poi con entusiasmo, al di là della fatica, portano questo ingegno, come gli altri del Dizinno, per le strade della città. Ci sono ben 7 figuranti,
tra cui la protagonista, cioè la Vergine assunta in cielo con tutto il suo corpo, perché così insegna la fede cattolica, quel corpo che è stato tempio divino, in fondo ha custodito nel suo grembo il figlio di Dio, non poteva, non doveva conoscere la corruzione della carne. Allora ecco che la Vergine sale in cielo con tutto il suo corpo e Zinno pone questo mistero proprio per ricordare l'evento miracoloso. Accanto alla protagonista, ecco a destra della protagonista, c'è il bambino che rappresenta Gesù, il figlio. In quello che possiamo immaginare come l'abbraccio della felicità, dell'appagamento, l'abbraccio tra la madre che finalmente della madre che finalmente ritrova il figlio dopo tanto dolore, dopo la separazione che ha causato, sappiamo quale dolore appunto nel cuore di Maria. Intorno ci sono ben cinque angeli. Di questi, uno è inginocchiato accanto alla tomba. La tomba è aperta, da essa fuoriesce un lenzuolo bianco, immacolato, come immacolata, sempre secondo un dogma del cattolicesimo, immacolato è il cuore di Maria. Infatti sappiamo che un altro degli ingegni di Zinno è dedicato all'Immacolata Concezione. Questo bambino angelo è in atteggiamento orante ai piedi, dicevamo, della tomba aperta. Poi c'è un altro angelo altissimo, proprio da vertigine, da capogiro, che sovrasta l'assunta e le porge la corona di regina del cielo. Altri tre angeli intorno partecipano a questo momento straordinario, miracoloso dell'assunzione di Maria al cielo. Nel libro mi soffermo su un particolare, che è proprio quello dell'abbraccio tra la madre e il figlio, perché quando l'anno scorso il libro è stato presentato dallo straordinario professore Norberto Lombardi, l'aspetto che più è stato sottolineato è proprio questo, cioè il fatto che lo sguardo che io ho sui misteri è uno sguardo tutto al femminile. Da donna, soprattutto da madre. E quindi in ogni ingegno del disegno cerco di cogliere un aspetto che più è in sintonia con le mie corde di donna e dicevo particolarmente di madre. Ecco, a proposito dell'assunta, mi soffermo sul fatto che tante donne, soprattutto le donne del Sud Italia, hanno conosciuto e continuano a conoscere la sofferenza dell'allontanamento, il figlio che parte per motivi di studio, per motivi di lavoro e una madre chiude dentro di sé le lacrime perché la madre deve comunque incoraggiare il figlio alla vita. Poi, quando c'è il ricongiungimento, quando finalmente c'è la possibilità di tornare insieme, ecco l'abbraccio, dicevo, del ricongiungimento e quindi la felicità compiuta. Perché io questo cerco di fare nel libro, cioè di agganciare i misteri del Zinno a sentimenti e ad emozioni, come tu dicevi, che sono di tutti o di molti, no? In fondo abbiamo bisogno poi che il divino scenda nell'umano.
E così, per esempio, rifletto anche sulla gioia della bambina che è scelta per il ruolo dell'assunta. È un ruolo ambitissimo. E se lo leggo velocemente questo stralcio, ecco, che gioia poter indossare quei panni e ruolo. Fortunata la bambina chiamata ad essere l'assunta o l'Immacolata Concezione. Lo ricorderà quando crescerà e la memoria di un'emozione così piena la sosterrà. Si rivedrà con la trepidazione del giorno delle prove e della selezione dei figuranti. Riassaporerà la felicità di essere stata scelta e poi l'attesa del giorno della sfilata e i preparativi della mattina della visione, la coroncina da confezionare e i capelli da arricciare nella morbidezza dei boccoli e le raccomandazioni da tenere a mente sull'atteggiamento dei genitori, parenti, gli amici conosciuti e la chiamano e l'acclamano. Una valanga di ricordi che però non travolge e non fa male, ma fa sbocciare il sorriso. Perché Elia, il giorno in cui vengono provati e scelti i bambini, secondo dei criteri ben precisi stabiliti dall'associazione, è un giorno bello e brutto al tempo stesso, bello per i bambini che rispondendo a determinati criteri possono salire sugli ingegni del disegno. E certo, nel contempo, noi abbiamo visto, c'è anche il dispiacere ai bambini che, poiché non rispondono a quei criteri, non possono essere figuranti. E dicevo, la gioia delle bambine che possono rivestire il ruolo della Vergine è una gioia altissima. Ecco, io chiudo dicendo che l'augurio che facciamo tutti noi al nostro territorio è che tradizioni così belle, così radicate, possano continuare a trovare passione soprattutto nei giovani, cominciando proprio dai piccoli. E questo mi sembra che ci sia, e questo sempre più va incentivato. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buona continuazione. Grazie a te Valeria per questo contributo, che è un contributo culturale che va ad aggiungersi ad altri, però è il primo contributo che lavora in chiave intimistica nelle altre opere al femminile, quelle della trombetta, vabbè, quello della Bindi è un contributo scientifico, quindi ha un altro tipo di caratura, però in varie descrizioni mancava questo, perché i misteri sono come una fonte ispiratrice. Si può trovare, lo stiamo vedendo in queste nostre dirette, si può trovare un nesso con la propria vita, ma anche con la vita comune, come abbiamo ascoltato ieri, per esempio nel racconto di Benedetta che ci parlava di questo aspetto particolare dell'immigrazione. Intanto spostiamoci per un attimo a vedere quello che sta facendo il nostro artista illustratore, lo vedete, e durante questa diretta arriveremo a vedere l'opera finita. Nel work in progress, chiamiamolo in italiano, in questa continua diretta che stiamo facendo. Intanto salutiamo Luigi Farinaccio, il compositore, presidente dell'associazione Gio Molise, che oggi ha una sorpresa molto molto particolare per noi in questa diretta Naviganti del Web. Cosa ci fa, cosa hai preparato, Luigi? E volevo presentarvi una piccola revisione della marcia dall'opera di Mosè d'Egitto, nota anche come la marcia dei misteri, no? Proprio perché è il brano che caratterizza la processione dei misteri, e quindi tutti noi conosciamo. Perché lo
vediamo. Ci sono un po' di problemi di connessione con Luigi, l'importante è essere connetti, dico io, Sì. spiritualmente. Allora, Luigi, facciamo parlare la musica e avremo altre occasioni chiaramente per commentarlo. Ricordiamo, lo ha detto anche Luigi, nel cuore dei Campobassani, questa è la Marcia dei Misteri, però è una famosissima aria d'opera dal Mosè di Rossini. Negli anni 60, mi ricordava Giovanni Teberino, Cosmo e altri. Non c'era l'associazione, c'erano dei volontari che organizzavano queste manifestazioni, decisero di dare una musica particolare, ma su questo poi ci si potrà riflettere in seguito. Allora ascoltiamo questa interpretazione fine. Sì, Partecipazione dei miei musicisti, ovvero Marco Spina al basso, che è stato anche l'ideatore di questo progetto, Giovanni Spina alla batteria e Tito Cordone alla chitarra. bene, grazie Luigi. Allora, mettiamoci comodi e almeno nel cuore ascoltiamo questa rivisitazione della Marcia dei Misteri, come i Campobassani amano definirla. Un applauso virtuale ci suggeriva Patrizia Niro in diretta per Luigi. Grazie ancora Luigi, ci vediamo per altri progetti insieme, sperando che Regione Ars appunto abbia questo ruolo molto politico, diremmo nel senso genuino del termine, quello di unire una comunità, quella molisana, che a volte purtroppo è un po' così messa da parte, oppure vive in piccoli alvei e non vive il vero senso dell'unità, come ci stanno dimostrando i misteri. Variazioni sul tema, veramente variazioni sul tema. E allora ci spostiamo subito a vivere il mistero di San Michele attraverso una particolare rielaborazione, la vedremo insieme, che è quella di Walter Santoro dell'associazione Opificio, una narrazione tutta particolare. Restate con noi perché Walter ci porterà in un mondo tutto particolare. Allora, vediamo insieme questo contributo dell'Associazione Opificio e di Walter Santoro. Buongiorno a tutti, buongiorno Elia, grazie del collegamento. Salutiamo questa bella manifestazione che è Ingegniamoci. E allora ci siamo ingegnati. Regione Ars, Patrizia Niro, insomma, chi ha voluto questa manifestazione? Io sono Walter Santoro, Massimo Ciocca, Salve. presidente di Opificio Culturale, leader d'Evoria. Sapete, ci occupiamo in questa città di tante cose, insomma, la storia di Campobasso, del Gasdia, il Palazzo dei Gonzaga e quant'altro. Ma oggi siamo qui per raccontarvi di San Michele, del mistero di San Michele. Ecco, ma non vogliamo farlo parlandovi della scena allegorica e i portatori, l'altezza, i personaggi che affollano la scena. No, vogliamo farlo raccontandovi una storia in musica, una storia inedita. Parleremo però di Ferdinando II di Borbone, re delle due Sicilie. Beh,
Il re fece tre visite a Campobasso. In una di queste, quella del 12 e 13 settembre 1832, è riportata addirittura nelle cronache dell'epoca proprio perché il re in settembre, attenzione, ebbe la possibilità di assistere alla sfilata dei Mistè, preparati appositamente per lui. Quindi visitò prima la cattedrale, poi il Real Collegio Sannitico, Orto Botanico, Gendarmeria. E come per Gioacchino Murat, anche per lui la piazza del municipio, Piazza della Libera, mutò il suo nome in Piazza Ferdinando II o Piazza Ferdinandea. Del giornale del Regno delle Due Sicilie si legge testualmente: la popolazione era tutta fuori dalle mura e formava una moltitudine immensa tra vivacissima illuminazione e bande musicali. Alle 5 ammise le autorità al bacio della mano. Rientrato a palazzo, godette dello spettacolo di un fuoco artificiato dove poté addirittura partecipare a una briosissima festa a ballo dove prese parte alle danze. Nel pomeriggio visitò le carceri e si recò al piano della Libera. Colà si fecero trovare esposte 12 macchine industriosamente costruite. In realtà, però, secondo le fonti locali, il re vide sfilare i Mistelli presso una finestra che affacciava sul Chiassuolo, vale a dire sul largo di San Leonardo. Il re dunque fu ospite non dell'intendente nel palazzo dell'intendenza che era andato rovinato nel 1805, ma ospite di Michelangelo Salottolo, padrone dell'omonimo palazzo, e di sua moglie Gelsomina Noia. Ma in quell'occasione qualcosa accadde perché si temette per la vita del re. Vediamo come andò. Gelsomina Noia prese sotto la sua protezione un povero adolescente del capoluogo, un non abbiente di poverissima famiglia, e escogitò però per lui uno stratagemma al fine di poter cambiare le sorti di vita del fanciullo. Ti farò impersonificare sul mistero di San Michele proprio il santo. Scriverai una bella supplica al re e la infilerai sulla punta della spada. Vestirai come l'arcangelo con cimiero e corazza lucenti, ma bada la spada! Quando il tuo mistero giungerà davanti alla finestra, dove io sarò vicino al re, tu gli porgerai in punta lo spadino la grazia e io tenterò il resto. Il tutto fu preparato alla perfezione. Il re intanto aiutava alla finestra la sua miopia con un monocolo che era fatto di gemme di topazio. Quando il mistero fu a 2 metri, dalla finestra l'ardito giovincello vibra per aria in direzione di Sua Maestà un gagliardo fendente dove biancheggiava il messaggio. Il re ne fu spaventato e istintivamente fece un passo indietro. Immaginate il parapiglia generale, perché tutti credettero in un attentato. Maestà, stia tranquilla, è San Michele che le chiede una grazia, le disse Gelsomina Noia. Rassicurandosi, il re si avvicinò nuovamente alla finestra, ritirando dalla punta dell'acciaio la supplica. Forse legge. Poi, in dialetto partenopeo, esclamò: San Michele, fai grazia, nunna di manna! Suscitando l'ilarità generale, ovvero San Michele le grazie le fa, non le domanda, pensando come fosse lui magari a dover chiedere a San Michele la grazia e non viceversa. Questa è la storia di San Michele. Ma che fine fece il ragazzo? Beh, fu avviato al Real Collegio dei Scolopi di Chieti, divenendo un valente matematico. E adesso ci teniamo buoni questa diretta e passiamo in pochi minuti a farvi sentire un brano che appartiene in realtà non proprio alla nostra tradizione perché non ne abbiamo trovati. Però, come sapete, San Michele, il pellegrinaggio a Monte Sant'Angelo sul Gargano ha dato modo di fare ampie espressioni musicali e culturali intorno al santo. Quello che vi proponiamo è una tarantella dal nome Lupus Ariel, o detta anche tarantella dell'avena. Santo Michele, salva ogni cristiana, Santo Michele, salva ogni cristiana, monaca e monacella, monaca e monacella, monaca e monacella e artigiana. Orre lu passariel in tala vena, ya orre lu passariel in tala vena, se non lo vai parai, se non li vai parai, se non lo vai parai, tutta la vena s'amagnerà.
Riavula, riavula stanotta, riavula, riavula stanotta, ia mugher m'è caruta, ia mugher m'è caruta, mugher m'è caruta, ra lolietta. Riavula, riavula, ia stanotta, riavula, riavula, stanotta. E la iatta s'è magnata, e la iatta s'è magnata, la iatta s'è magnata, lì confietta. E se prima arriva Matreya, balla la tarantella, e se prima arriva Matreya, balla la tarantella, mo si m'è rimasta duia, mo si m'è rimasta duia, mo si m'è rimasta duia, e mugher ma quant'è bella. Santum che la salva ogni cristiana, ai santum che la salva ogni cristiana, ai munica monacella, ai munica monacella, munica monacella e artigiana. Speriamo che il brano vi sia piaciuto e che l'aver scovato anche questa storia su San Michele, così sconosciuta ai più, vi sia piaciuta. Ecco, Opificio Culturale, Voria, Massimo Cioc, Walter Santoro, ringraziano per il collegamento e augurando ben presto di vedere sfilare nuovamente i misteri per le vie della città, vi salutiamo parafrasando Francesco D'Ovidio, ricordando cioè che questo campo, in verità, non è poi così basso. Grazie, grazie a Walter Santoro per questa performance, tutte emozionanti in modo diverso perché racchiudono un'unica anima, quella creativa dei misteri di Campobasso. E a questo proposito ci spostiamo nel centro storico campobassano, proprio vicino Piazza San Leonardo, cuore di questo evento ogni anno. E con noi abbiamo Maria Pia Minichetti che salutiamo. Maria Pia, mi sa, beh, il centro storico ha un po' di problematiche per quanto riguarda la connessione. Eccola qui, Maria Pia. Allora, Maria Pia, ben trovata, benvenuta in questa diretta. Vediamo la bella immagine, ma purtroppo non riusciamo a connetterci. Niente, allora dobbiamo andare avanti, speriamo di ritornare al collegamento. Vabbè, sono i problemi che la non Rai ha, beh, però ce l'ha anche la Rai, diciamolo. No, scherzando, non posso dire. Siamo in diretta chiaramente. Allora, giriamo pagina, proprio letteralmente giriamo pagina. Eccoci qui. Allora, andiamo a vedere un po' che cosa sta accadendo invece dal nostro, in casa del nostro artista. Prego la regia di far vedere come si evolve questo lavoro in digitale. Eccolo qui. Lo vediamo tutti. Bene, mentre vediamo questa produzione, che poi ci verrà spiegata chiaramente ancora meglio da Valerio, vedremo la tecnica. Andiamo a parlare del mistero di San Nicola, che tra gli altri aneddoti, Walter ne raccontava uno simpatico, un anno, come ci dicono i giornali del Novecento, addirittura
il mistero di San Nicola rimase appiedato. Perché lo volete sapere? Perché purtroppo in tempi passati forse non c'era questa coscienza molto forte da parte dei campobassani proprio in quegli anni. Allora i portatori venivano dall'estero, diremmo scherzosamente, venivano dai paesi vicini. Ebbene, quell'anno i portatori di Gildone, ahimè, proprio il paese originario della famiglia di mia madre, diede forfè, forse la sera prima avevano fatto bisboccia, non arrivarono, per cui purtroppo il mistero di San Nicola fu lasciato a piedi e quasi in una forma di protesta simpatica i personaggi se ne andarono al bar principale a bere un caffè vestiti in abiti, chiaramente in abiti tradizionali, quelli utilizzati dal San Nicola. E proprio del mistero di San Nicola ci parlerà il regista cinematografico Mattia Marano, originario di Campobasso, ma la sua vita, diciamo, è un po' nel mondo. Buongiorno Mattia, grazie per essere con noi. Ciao Elia, buongiorno, grazie per avermi invitato, grazie a te, grazie a Patrizia. E, come dicevi tu, io da 4 anni, diciamo, sto cercando di entrare nel mondo del cinema, mi sto impegnando affinché, diciamo, possa esprimere la mia arte. E appunto, come dicevi, io vi parlerò del mistero di San Nicola, che ricordiamo essere un vescovo greco vissuto nel 300 d.C., che venne esiliato da Diocleziano e Massimiano per fare poi ritorno con l'arrivo di Costantino. E, in particolare, questo mistero rappresenta uno dei miracoli che San Nicola fece, e più in particolare quello a Girone ed Eufrasia. Durante la festa del santo, la notte di questa festa, il figlio di questi due sposi venne rapito da dei banditi per essere portato in Babilonia al servizio di un re. Un anno dopo, durante una cena, questo bambino piangendo fece cadere un piatto e a quel punto il re gli domandò che cosa gli stesse accadendo. Il bambino raccontò che appunto quella era la sera in cui il santo veniva festeggiato ed era passato ormai un anno dal suo rapimento e che quella sera appunto i suoi genitori stavano festeggiando questa festa chiaramente con uno stato d'animo molto diverso da quello dell'anno precedente. Allora il re gli disse, se questo santo che tu mi nomini è così forte, come dici, prega e lui ti porterà via da me. In quell'esatto momento, una mano invisibile prende questo bambino, e lo porta via, facendolo tornare dai suoi genitori. Ed è proprio questa la raffigurazione, l'esatto momento in cui questa mano invisibile di San Nicola prende il bambino. E lo riporta a casa. Infatti, noi alla base vediamo due, diciamo, protagonisti che sono questo re e questa regina con i tre figli. C'è un altro servo che sta appunto imbandendo la tavola e un angelo indica il santo che sta appunto facendo questo miracolo. Con sé porta un libro del Vangelo e c'è il santo, appunto San Nicola, rappresentato da un bambino che sta compiendo questo miracolo. La cosa che io ho riscontrato, che è altamente innovativa per gli anni in cui è stato realizzato tutta l'opera dei misteri da Di Zinno, è che noi ci troviamo intorno al 1740, in cui tutto questo, questa opera dei misteri viene realizzata. Sono gli anni in cui in Italia è presente l'arte neoclassica, cioè il neoclassicismo, e chiaramente si fa un ritorno a quella che è l'ispirazione dell'arte greca. Di Zinno fa un'opera completamente opposta a quello che tutti gli altri artisti stanno facendo, e appunto lui unisce in una sola opera, unisce la pittura, la scultura, la recitazione, perché chiaramente i personaggi che sono presenti sui misteri in quel momento stanno recitando, e la musica. Una cosa completamente innovativa di cui secondo me dovrebbero parlare i libri di storia proprio perché è un'opera che oggi potremmo definire un
un happening, quello che gli artisti fanno oggi. Se io dovessi paragonare questo al cinema, citerei James Cameron che con Avatar, tra virgolette, obbliga tutto il mondo, tutti i cinema mondiali ad avere una possibilità di trasmettere un film in tre dimensioni. Allo stesso modo, Di Zinno porta l'arte che fino ad ora era solo immobile nella scultura oppure nei quadri, la rende tridimensionale e viva e la porta appunto nelle strade di Campobasso per poter essere apprezzata da tutti. Quindi è una cosa estremamente innovativa. Quello che bisognerebbe fare, a mio parere, oggi, dopo aver visto appunto qual è la forza che il web ha, soprattutto in questo momento che stiamo affrontando, è cercare di prendere queste opere, questi misteri, o comunque quello che di buono c'è in Molise, perché ci sono tante cose buone in Molise, e cercare di pubblicizzarle il più possibile. Con l'obiettivo magari che appunto l'anno prossimo si spera che i misteri usciranno di nuovo fisicamente, non ci saranno solo i campobassani e tutti i molisani ad ammirarli, ma persone provenienti da varie regioni d'Italia e chissà magari anche dall'estero. Perché tu possa essere un'altra eccellenza molisana, perché hai fatto già dei lavori che sono stati premiati. Allora, continuiamo il collegamento, riproviamo a entrare nel centro storico con Maria Pia Minichetti, entriamo nella sua bottega artigianale. Maria Pia. Niente, non riusciamo, non ha segnale. Vabbè, il centro storico. Allora, l'amministrazione chiaramente potrebbe migliorare. No, scherzo, dai, non diciamo cose che non c'entrano in questa bella diretta del giorno. È il bello della diretta, come diceva la trasmissione. Allora, chi vede i misteri una volta non li dimentica più. E a questo proposito, il Circolo Musicale Mascagni ci ha voluto donare una canzone che ci ricorda chiaramente tempi passati e ci dice: non ti scordare di me. Ascoltiamola, interpretata dalla soprano Laura Di Rito. Eccoci di nuovo qui, sempre noi presenti del Mascagni di Ripa di Mosani. Come abbiamo detto l'altra volta, il sestetto e anche l'orchestra stabile del Mascagni si avvale anche della voce di Laura Di Rito, una soprano campobassana. E per l'occasione abbiamo scelto di far cantare a Laura un bellissimo brano che dedichiamo a tutti i campobassani. Buon ascolto. Yeah.
non so voi, ma sono melodie, non so voi, ma queste sono melodie che ci fanno tornare indietro nel tempo, quando c'era la Campobasso città giardino, quando le piazze si animavano proprio di queste melodie, come ben ha scritto anche Letizia Bindi nel suo lavoro, che tra un po' sarà in diretta con noi. Io intanto andrei da Valerio Buonicore, perché l'opera digitale è, penso, terminata. Valerio, eccola qui. Questo è il ricordo di Valerio, vediamo se ce la vuole commentare. Valerio? Va bene, la vediamo, penso che sia quasi finita. E allora, a proposito di questo tornare indietro nel tempo, in una piazza virtuale come la nostra, in una agorà, parliamo greco, lasciamo stare l'inglese, no? Non è una square, non è una piazza, come volete voi, è un'agorà. In questa agorà virtuale c'è il ricordo stupendo della famiglia Tucci, una famiglia che tanto ha contribuito alla ricostruzione dei misteri, ma non voglio parlare io. C'è una giovanotta, la più giovane, penso, testimone che abbiamo oggi, una purtroppo è scomparsa un po' di tempo fa, e la salutiamo, di sicuro starà guardando dal cielo questa trasmissione, e penso che sia una veramente la più anziana testimone di un evento che è un evento importante per la storia dei misteri. Allora ci colleghiamo con Antonia Tucci, che ci racconterà dell'ultimo mistero, il tredicesimo, perché una protagonista, come ascolteremo, di questo evento. Ho accettato l'invito con grande gioia, perché mi premeva far emergere una verità sommersa per tanto tempo. I misteri sono stati ricostruiti tutti, dal primo all'ultimo, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, nella bottega di Salvatore Tucci e di Nicola, e quindi del figlio Nicola Tucci. Poi, proprio perché mio fratello aveva rimesso su tutti i misteri, ha costruito dal nulla l'ultimo, che sarebbe quello del Sacro Cuore di Gesù. Però ci tengo a precisare che non è stato un lavoro da niente, è stato un lavoro che mio padre ha dovuto fare proprio da bravo certosino, a ricercare tutti i pezzi mancanti, perché i misteri non erano altro che rami di ferro messi l'uno accanto all'altro senza nessun valore, messi così, e dove erano andate a finire gli ingegni di Ticino? Quindi, piano piano, proprio perché mio padre aveva padronanza del mestiere e amore per la tradizione, è riuscito a farlo. Ed il sindaco gli ha detto: stai attento, vedi che se per caso qualche angioletto, qualche Madonna cade o succede qualcosa, tu paghi penalmente. Quindi pensaci bene. Il che vuol dire che non è un lavoro fatto così all'acqua di rose, e che però non ha avuto nessun riconoscimento, completamente dimenticato. E questo è quello che io ci tengo a evidenziare, questo è quello che mi piace più di tutto. Ora, parliamo del tredicesimo mistero. Per me è un mistero particolare, perché io lo vedo come un mistero floreale, ricco appunto di spiritualità, nel quale si alternano fiori e preghiere. I fiori sono rappresentati dai fiori reali che i quattro angioletti portano poi al cuore di Gesù. E alla base, perché il mistero ha la forma di una piramide che sale su, naturalmente, verso il cielo, alla base della quale c'è la Madonna in primo piano,
In un piano un pochino inferiore c'è invece San Giuseppe, con il giglio che rappresenta la castità, e al di sopra della Madonna, piano piano si elevano questi quattro angioletti che prendono questi fiori e li portano poi al cuore di Gesù, che è al culmine della piramide, ed è rappresentato da un serto fatto proprio a forma di cuore con tante tante roselline di ferro, al centro del quale è scritto Gesù Salvatore degli uomini, Jesus Hominum Salvator. E quindi è come se la Madonna alla base volesse dire agli uomini: vedete che grande regalo ha fatto mio figlio a tutta l'umanità immolandosi sulla croce. Vi ha resi fratelli, vi ha resi figli reali di Dio. Quindi dovete a lui preghiera, riconoscimento, onore. E gli onori come si offrono? Si offrono attraverso i fiori e le preghiere. Ed ecco i fiori che emanano questo profumo che dal basso sale verso il cielo, arrivando fino al cuore di Gesù. Quale cuore di Gesù? Naturalmente si festeggia proprio il giorno del Corpus Domini. Ed ecco perché mio fratello, penso, ora questo non saprei manco dirlo, tra gli altri misteri che non erano mai stati fatti, ha preferito questo mistero, che proviene poi da una bozza ritrovata tra i disegni del Tizino. A me piace moltissimo perché è un inno proprio alla spiritualità, alla preghiera, all'amore, e mai come ora penso che abbia un valore particolare. Bella, bella la testimonianza, e tra l'altro ci fa anche onore, no? Perché chi vede un po' in altre zone d'Italia del mondo questa diretta dice: ma guarda, questa signora novantenne è così arzilla. Quindi faccio io la pubblicità, quella becera un po' così spicciola, ma venite in Molise perché aria pura, acqua bella fresca, no? Questo è il Molise. Allora, naviganti del web, io li ho visti molti naviganti del web, venite. Patrizia, allora a te la parola perché torniamo a un momento istituzionale. Sì, concordo con te sulla bellezza della testimonianza della signora Tucci, che era elettrizzata all'idea di fare una diretta su social. Quindi questa sperimentazione ci ha uniti veramente anche in termini di età. Abbiamo avuto i giovanissimi musicisti di Onde Serene per arrivare alla signora Tucci novantenne, quindi ha coperto veramente tutti gli interessi e tutte le fasce d'età. E questa testimonianza mostrava anche un legame forte e un interesse che dura nel tempo. E l'interesse è un elemento importante, è una delle condizioni che alimenta la partecipazione e che tiene insieme le persone. Per questo qualunque progetto, e Regionarts non è esente, presta particolare attenzione agli stakeholders, cioè proprio ai portatori di interesse. E tra i primi ad aderire, sempre per interesse, a Regionarts, c'è stata l'Università degli Studi del Molise. A rappresentarla qui oggi c'è la professoressa Letizia Bindi, che ha un legame speciale con Regionarsi, diciamolo pure, ma lo ha soprattutto con i misteri di Campobasso. Benvenuta, Letizia. Salve a tutti, sono molto contenta. Alla fine, insomma, questo è un risultato importante, credo, del lavoro che è stato condotto. In primo luogo, devo dire anche della determinazione degli amici ormai del progetto Regionarsi e della Regione, di Patrizia Niro in particolar modo, e di tutti gli altri che, insomma, Celestino ed altri intervenuti, che hanno veramente dato una grande spinta a rendere questo progetto attivo, nonostante, devo dire,
le difficoltà di questi ultimi mesi, che però in qualche modo, come dire, aiutano secondo me anche a pensare proprio alla utilità e all'importanza del concept fondamentale del progetto Region Arts, perché non a caso indicano nella circolazione di contenuti digitali una, no, delle grandi modalità del futuro anche per socializzare prodotti culturali, prodotti d'arte, sperimentazione, eccetera. E poi sicuramente mi lega a questo progetto questa volontà, come dire, anche di far dialogare patrimoni culturali e tecnologie digitali, che fa parte di un mio percorso di ricerca da molti anni. Tra l'altro, proprio poco fa segnalavo questa diretta agli amici della rete ministeriale del Digital Cultural Heritage, che è appunto di cui sono referente regionale per il Molise, che è appunto una rete che lavora sulla valorizzazione e la formazione anche nelle scuole legata alle cosiddette digital humanities, no? Proprio dei patrimoni digitali. Poi è chiaro, mi lega alla diretta di oggi, la mia lunga e ormai esperienza di lavoro etnografico con gli amici dei Misteri del Corpus Domini. Io sono arrivata a Campobasso nel 2005 e tra le prime cose che ho fatto mi sono, da antropologa che sono, affacciata alla sede dell'Associazione Misteri e Tradizioni, e lo ricordavo proprio pochi giorni fa anche con gli amici appunto dell'associazione. Ricordo che Liberato Teberino mi disse: ne sono passati tanti di studiosi, no, a studiare i misteri. Spesso vengono il tempo che serve per redigere un articolo scientifico, un articolo giornalistico, e poi non si vedono più tanto. E lo colsi da etnografa allora come una piccola, come dire, provocazione che la comunità mi faceva per vedere quanto avrei durato, no, in questo impegno, così, in questo patto che è poi appunto ogni etnografia. E dunque questa volta sono 15 anni che me ne occupo. L'altro giorno, non senza commozione, ho ricevuto la fotografia che Giovanni Teberino ha voluto raccogliere in questi giorni di assenza della festa dei partecipanti alla famiglia, come dire, dei misteri. Dunque le fotografie delle persone che maggiormente sono coinvolte nell'attività dell'associazione, e devo dire è stato con mio grande onore, lo sapevo perché avevo fatto la fotografia, però con mio grande onore, anche con un po' di commozione, che ho visto tra quei volti anche la mia foto, come mi aveva commosso nel dicembre dell'anno scorso ricevere la maglia, no? Il giorno della processione invernale, come rappresentante così di quel gruppo. È bellissimo dunque quello che secondo me si sta facendo, e tra altre cose credo raccolga in maniera assolutamente adeguata allo spirito con cui si è mosso Region Arts. Io ho partecipato ad alcuni dei workshop che sono stati, proprio come stakeholder dell'università, dei workshop che sono stati realizzati a Porto, al Center for Design dell'Università di Porto e a Salonicco. E quello che ne è emerso è proprio questa volontà di fare attraverso il digitale un lavoro di supporto alla creatività degli artisti che lavorano con il digitale, come nel caso di Valerio Bonicore oggi, illustra bene. I misteri sono qualcosa di antico, sono qualcosa di prezioso, un patrimonio cruciale di questa comunità. Affondano, tra le altre cose, se posso permettermi un momento, affondano la loro forza espressiva in una stagione simbolica che è quella del tardo barocco, in cui non a caso il tema delle performance, della grande teatro vivente, aveva ottenuto questo centralità anche educativa, se vogliamo, no? La volontà era quella di fare catechesi attraverso delle grandi rappresentazioni performative. E credo che oggi questo possa e debba essere assolto dall'anima migliore del digitale, no? Nel senso che diventa una
produzione artistica, culturale, sperimentale che può veramente viaggiare a livello internazionale in maniera molto agevole, può aiutarci a riflettere sulle potenzialità e le indicazioni che ci vengono dal passato anche in una chiave futura. D'altronde, se mi posso permettere, all'incrocio, come dire, di una riflessione che è al contempo storico-antropologica, ma se vogliamo anche un poco filosofica su che cosa è rappresentato dai misteri, io giocavo proprio nella copertina del mio volume Volatili Misteri del 2009, la prima cosa, diciamo, che uscì strutturalmente prodotta da me intorno a questa festa, ma che poi è stata seguita da ulteriori aggiornamenti di lavoro in paper scientifici. La copertina era realizzata da una carissima amica, celebre fotografa, che è Nathalie Auger de Moussac, che era venuta appunto a Campobasso e aveva fatto queste foto molto belle in bianco e in nero, tra cui c'era questa foto delle ali in scatola, non a caso proprio del Sacro Cuore di Gesù di cui ci parlava adesso la signora Tucci. È bellissima quella foto, credo, per questo la scelsi, perché tiene insieme un nucleo simbolico dei misteri straordinario. Da un lato questa volontà delle ali, no? Di significare la possibilità di alleggerimento dei pesi. Chiudevo il mio libro dicendo che, e lo aprivo anche nei ringraziamenti, dicendo che i misteri raccontano la fatica dei portatori che serve a sorreggere la leggerezza del volo. E che cosa c'è in fondo di più virtuale, anche di più appunto performativo di questo? Qualcosa che si basa sulla fatica del portare, ma che attraverso la fatica significa invece qualcosa di straordinariamente leggero, elevato, che va verso appunto l'alto. E dall'altra parte però è anche vero che quelle ali in scatola ci raccontano di che cosa è fatto un patrimonio, no? Un patrimonio è fatto anche di organizzazione, di packaging, di confezione delle feste. E ecco, in questo senso i misteri in quella foto venivano racchiusi, ma al tempo stesso si sprigionavano da quella scatola di legno e rinviavano all'insieme di ricchezza, no? All'ingenuità dei bambini, alla perizia dei portatori e degli organizzatori, alla grandezza artigianale delle donne che hanno realizzato in tutte le stagioni abiti, oggetti, decorazioni e quant'altro. Ecco, credo che questo sia un compito straordinario anche da restituire digitalmente, osare, sperimentare, pensare che attraverso il digitale, per esempio, si possano, che ne so, studiare approfonditamente, ma anche restituire plasticamente i percorsi, le strade, gli angoli da cui si vedono i misteri, persino, guardate, pensare a una sorta di gamification, oggi si dice, no? Di gioco dei misteri che avviene attraverso l'uso del digitale. Insomma, utilizziamo questo, che è un bene così radicato profondamente in questo territorio, così diciamo sedimentato nella coscienza campobassana, come qualcosa con cui volare un'altra volta, no? Osiamo in questo senso volare un'altra volta, basandoci sulla forza e sulla costanza dei portatori, ma anche lanciando veramente, come dire, lo spirito e la mente oltre gli ostacoli, e pensando che è questo che è sempre stato fatto anche grazie all'impegno e alla devozione di tante generazioni. Chiudevo i ringraziamenti del mio volume del 2009 con una frase che trovo sempre adattissima quando parlo di misteri. Federico García Lorca chiudeva la sua ode a Salvador Dalí parlando di Dalí stesso come di una farfalla inchiodata che medita il volo. Ecco, nell'inchiodamento della farfalla, no, da esposizione, che in fondo è il ferro dei misteri a cui siamo attaccati, però noi possiamo intravedere il volo di ogni giorno delle nostre menti e della nostra organizzazione per progettare qualcosa di grande, avendo sulle spalle, dietro le spalle, un grande passato. Grazie a tutti voi. Grazie alla professoressa.
Grazie alla professoressa Bindi che ci ha fatto volare in maniera diversa attraverso le parole e la cultura. Questo testimone appunto l'apertura a 360 gradi, come ci ricorda Letizia Bindi, dei misteri che veramente si prestano. Ci parlava della giochi elettronici, io parlo sempre l'italiano, cerco di lasciare stare l'inglese, di tante altre cose. Ebbene, speriamo che tutte queste esortazioni che partono da regionarsi da questo esperimento digitale possano poi trovare una concretezza. E mentre parlavamo appunto di digitale, abbiamo visto l'opera quasi finita di Valerio, finita penso, di Valerio Bonicore. Vediamo se può anche parlare oppure ce la può far solo vedere. Valerio, hai terminato questa opera digitale? Non riesce, va bene, allora la vediamo così com'è ed è un piccolo esperimento di questa, diciamo, digitalizzazione e speriamo che i giovani, soprattutto i giovani che vivono, diciamo, nuove esperienze e che riescono a essere, io non li chiamo nativi digitali, li chiamo giovani che vivono in maniera diversa la cultura. Speriamo che accolgano le esortazioni di Regionals e le ultime belle esortazioni della professoressa Bindi. Siamo quasi alla fine di questa diretta televisiva. A me un po' dispiace, devo essere sincero, perché però ho fiducia che un domani continuino queste sperimentazioni e che possano abbracciare un po' tante altre zone culturali del Molise. La processione la mattina si chiudeva, però i misteri il pomeriggio continuavano a sfilare. Vi mostriamo in questo documento storico e nelle osservazioni in dialetto di Nina Guerrizio, chiaramente letta questa poesia da Patrizia Civerra, che cosa accadeva nel pomeriggio. Rose per terra e dentro alla canestra, coperte seta a tutte le finestre, tra autorità e angelo appiedato, va per le vie Gesù sacramentato. Poi benedice dal balcone del municipio, e nu è la processione. Chi la Gasperto Pumun vanno, chi la Le Monde e chi la San Giovanni. Nu pallone rammana nu guaglione, se ne scappa e pucci e va vulanna. E porta in paradiso la preghiera. Cala di sola Greta Frucelone e tutto chiante che ci stregna in canna, luce che rende all'acqua e la peschiera. Non poteva mancare questa splendida immagine della processione eucaristica che, come diceva Elia, si svolge nel pomeriggio del giorno del Corpus Domini. Il senso religioso della giornata culmina proprio con il passaggio di Gesù sacramentato, così diceva Nina, cioè dell'Eucaristia per le strade della città. A Campobasso, dunque, si realizza un meraviglioso incontro fra la festività religiosa e la tradizione, la storia, il folklore. Sia la sfilata del mattino che la processione del pomeriggio si concludono con la benedizione del vescovo dal balcone del comune di Campobasso. È un abbraccio che unisce i tanti riuniti in piazza e tutta la comunità. Riceviamo oggi la stessa benedizione da questo balcone virtuale che ci tiene insieme. Vorrei benedire tutta la città, chiedere al Signore di accompagnare i nostri passi, di farci superare la pandemia, di sentire che Dio è più grande di ogni cosa. E voi siate tutti benedetti in questa città, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie, andate in pace. Ed è veramente con la benedizione che i misteri poi tornavano nella loro casa, nella loro abitazione. E per chi vive, penso come Letizia ha vissuto questo momento finale, è una gioia, è un'emozione vedere queste persone che piangono, si abbracciano e condividono il mistero dell'essere insieme. Letizia, scusa, prima
di chiudere e di introdurre il servizio di chiusura, tu come antropologa hai vissuto tante manifestazioni, sei un'allieva della scuola, se non vado male, della scuola antropologica rumana, una della più importante penso in Italia e forse anche in Europa, lasciatemelo dire. Felizia, però nel cuore che cosa ti ha lasciato? Tu ti sei commossa vedendoti lì tra le foto dei, diciamo, degli organizzatori dei misteri? Sì, come ho detto, ogni processo etnografico è un processo di grande intesa, no? E essere parte di questo processo di ricerca è stato al contempo scoprire la grande ricchezza di questo cerimoniale, anche la profondità storica, ma anche una straordinaria rete, come dire, di famiglie. Come dico spesso, io ritengo, come dire, realizzato il mio processo etnografico quando saluto più gente nella città o nel luogo in cui svolgo ricerca che a casa mia. E a Campobasso, per me, come ho sempre detto, fare ricerca sui misteri è stato come entrare dalla porta principale dentro la comunità cittadina, no? Io sono diventata molto più facilmente, devo ammetterlo, parte di questa città di cui mi sento, è una delle mie molte patrie, come le definiva Alberto Mario Cirese. Per cui credo di essere entrata in quella città anche così in profondità grazie alla mia partecipazione a quella rete. Quanto alla fine di cui tu parlavi del cerimoniale lì, a quel rientrare, no, uno ad uno dei misteri quando vengono deposti sui piccoli blocchi di legno e si scende, finalmente si è sereni che tutto è andato bene, si fa l'applauso e magari si beve qualcosa insieme, è un momento di straordinaria ricchezza, un momento di grande come dire, senso di appartenenza, di serenità raggiunta perché la cosa è andata a posto, e poi tornare alle proprie famiglie davvero rincuorati di un'appartenenza che è anche solidità, forza, vincolo alla comunità e quant'altro. E se permettete, io personalmente, altro grande onore che ho avuto, finire, come succede, si va nelle famiglie, finire quel cerimoniale, andare a casa di mamma Libera, la mamma della famiglia Tiberino, per me è stato un altro dei grandi onori che mi è capitato in questa ricerca. Grazie Letizia per questo messaggio. Siamo alla conclusione, c'è sempre un po' un amaro in gola. Ringraziamo la regia, chiaramente chi è dietro le quinte non si vede mai, ma ha fatto uno sforzo notevole per questo test toast. E chiaramente io ringrazio Patrizia Niro e la Regione perché mi hanno permesso non di mettermi in mostra, ma di essere una parte di questa finestra. Letizia, noi diciamo all'inizio che la cultura deve essere diffusa, il lavoro che fate voi antropologi è fondamentale, ma oggi i media possono aiutarci non più solo con come un tempo con la divulgazione, ma anche con questi nuovi media. Grazie ancora allora Patrizia. Elia. Sì, prego. Eccomi. Allora, ci tenevo molto a ringraziare, anch'io con un po' di nostalgia chiudo questa diretta. È stata una vera maratona. Beh, la definizione è stata sicuramente indovinata. Desidero dire veramente grazie a tutti i partecipanti, a tutti coloro che con Ars Ingenium ci hanno accompagnato e arricchito in questa manifestazione. Grazie anche all'impresa molisana Osco Pharma, che come sponsor di Ingegnarsi omaggerà con un piccolo dono tutti i protagonisti di questi giorni. Grazie ad Elia, grazie enorme, e a Carlo, che hanno maneggiato con sacrificio ed estrema cura i delicati fili del discorso e della connessione web. Grazie infine a tutti coloro che ci hanno seguito, restando uniti anche a distanza. Grazie ancora e a presto. Grazie a te Patrizia, chiudiamo come doveva essere con queste immagini di cui anche Letizia è stata presa e messa lì come un po' tutti, non ce l'aspettavamo. Chiudiamo con questa, la sensazione che Giovanni Tiberino ci dà sui misteri, e ci auguriamo chiaramente, e sarà così, che l'anno prossimo la festa sarà ancora più vissuta da tutta la comunità. Arrivederci. Giovanni, il primo Corpus Domini senza i misteri, che cosa si prova? Ormai siamo alla, diciamo, alla festa del Corpus Domini, gli ingegni non usciranno. Quali sono le tue sensazioni in questo momento? Le sensazioni di vuoto e solitudine, silenzio,
diversi, caotici, frenetici, pieni di preoccupazioni. Quindi quest'anno è un anno di stop per prepararci al meglio per la prossima sfilata. Ma tu intanto, come animatore di questo Museo dei Misteri, non ti sei fermato, hai avuto un'idea tutta particolare. Sì, durante la quarantena ho mandato dei messaggi a tutti noi associati di fare una foto da casa vicino a una finestra con la divisa dell'associazione. E da queste foto poi, visto che il tempo c'era, ho realizzato un video per ricordare e far vedere anche le persone che sono dietro le quinte dei misteri che lavorano nel silenzio.
Sì. Grazie, ci vediamo. Va bene. Ciao. Ciao, ciao, ciao.